Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi un altro video in collaborazione, questa volta con il sito newcraftyday.com. Vi lascio qua il link www.newcraftday.com e questo sito ha tante cose per creare con i diamond painting e con il punto croce. Il sito mi ha offerto gentilmente questi prodotti che adesso vado a mostrarvi e voglio anche dirvi che se fate ordini di almeno 50 dollari potrete avere due prodotti in regalo, oppure potrete avere comunque su qualsiasi ordine il 5% di sconto utilizzando il codice NEWCRAFTYDAY05. Quindi mi raccomando, sotto nell'info box vi lascio il link al sito, il link ai prodotti che andrò a mostrarvi e vi lascerò anche le informazioni del codice sconto. Andiamo a vedere subito che cosa ho scelto. Iniziamo da quello un po' più piccolo che riguarda il diamond painting. Qui abbiamo il sacchettino con tutti i diamantini diviso per colori e su ogni sacchetto appunto c'è il suo codice. Poi abbiamo in questi sacchettini altri particolari, sono altri tipi di diamantini. Questi, per esempio, hanno la forma della, c'è all'interno una stellina. Ecco, per esempio, non so se riuscite a vederle, queste hanno tipo una stellina al centro. Poi ci sono questi fatti a forma di goccia, questi a forma di goccia fucsia e questi. Perché questi andranno ad abbellire, anche questi hanno appunto dei codici e andranno ad abbellire le nostre creazioni. Poi ovviamente abbiamo sempre la vaschettina con la gommina, la pennina e in questo caso abbiamo dentro anche dei portachiavi, cioè dei gancini, e sono fatti in questo modo. Quindi c'è la catenina e poi abbiamo il moschettone. Non il moschettone, scusate, il gancetto, non so se si chiama moschettone, no, non è il moschettone, o sì, vabbè, comunque questo gancetto a cui poi andrà aggiunta la catenella e andrà attaccato il ciondolo che è fatto in questo modo. Allora, è double face, sono di plexiglass, su ogni lato c'è il disegnino, qui il Babbo Natale, quindi tutto da fare con i diamond painting. Poi abbiamo l'alberello, anche qui, potete vedere. Poi abbiamo quest'altro Babbo Natalino, vedete qua la goccia, quella che abbiamo visto grande. Poi c'è la rennina, molto carina. E poi il pupazzo di neve. Anche questi molto carini, sia come chiudipacco o anche come pensierino, insomma. La seconda cosa che ho scelto è questa ed è un po' diversa dai soliti diamond painting. Abbiamo sempre il nostro kit e sempre tutti i diamantini e la particolarità di questo oggetto è questa. Allora, è una shopper, non riesco a metterla dritta perché sennò non ci sta nell'inquadratura. Comunque, è una shopper con da un lato, appunto, c'è questo bellissimo, questa bellissima alpaca tutta in diamond painting, bellissima e non vedo l'ora di averla finita perché secondo me sarà una borsettina davvero, davvero stupenda. E questo mi è piaciuto appunto perché era una cosa particolare, mai non ancora vista, sinceramente. Infine ho scelto una cosa da fare con il punto croce. Allora, io sono capace a fare il mezzo punto, ma il punto croce presumo che sia abbastanza simile. E ho scelto questo fuori porta. Allora, questo è il risultato finale. Allora, qui abbiamo tutti i fili. Questa è una nappina. E questo è il fuori porta. Scusate, l'ho messo al contrario. Che andrà ovviamente completato alla fine con la nappina
qua si attaccano i due nastrini e può attaccare alla porta oppure dove volete. Allora, qui vi spiega come si fa il tutto. Ecco, vedete qua in basso abbiamo l'esempio del punto half stitch. Ecco, io ero capace a fare il mezzo punto, però il punto croce è molto semplice. Poi ci sono anche altri tipi di punti, molto interessante. E niente, quindi proveremo a fare anche questo. Sono molto curiosa e vedremo cosa esce. Ecco, magari o vi faccio vedere poi i prodotti finiti, o se riesco a fare un mini video in cui magari faccio un po' di punto croce e un po' di questo diamond painting, magari lo facciamo insieme, ecco. Bene ragazzi, io ringrazio ancora New Craft Day per avermi dato questa opportunità di collaborare con loro. Vi ricordo, nell'info box trovate il link al sito, il link ai prodotti che ho scelto io e il codice sconto, che è New Craft Day 05 ed è del valore del 5% su qualsiasi cosa. Oppure se spendete il $50, ricordatevi che potete scegliere due prodotti gratis. Quindi se avete voglia di fare qualche pensierino di Natale, ve lo consiglio. Io vi ringrazio ancora per avermi seguito, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!